Oggi qui a Mazara del Vallo in occasione della rassegna La Sicilia Esemplare, quindi sicuramente la sua esperienza, il suo percorso di vita con Emergency e anche con tante altre attività di volontariato in giro per il mondo, nei paesi in cui c'è comunque bisogno di tanti dottori che aiutano, l'ha resa secondo lei sicuramente una persona da tenere ad esempio per i giovani d'oggi? Ma io ho sempre rifiutato quel bollino che mi hanno messo addosso di eroe, perché non è così. Io ho soltanto fatto il mio lavoro di medico e ho avuto la sfortuna di contagiarmi con Ebola. E mi è stata caricata addosso questa responsabilità, soprattutto quando ho ricevuto la telefonata del Presidente della Repubblica, il quale mi ha citato poi nel discorso di fine anno, e lì è certamente una responsabilità, perché essere l'esempio, essere il modello per tanti, comunque impone una condotta che sia ineccepibile, un modo di fare che non abbia errori. È difficile. Si riceve un enorme bagaglio culturale, umano, professionale che si porta dietro dall'Africa. Io sono stato anche in Kurdistan e dal Kurdistan. Sicuramente è un'esperienza che un medico infettivologo almeno una volta nella propria vita deve poter fare, per poter toccare con mano quelle patologie che altrimenti rimangono lettera morta soltanto sui libri. Nei momenti della malattia quali erano i suoi pensieri? Il pensiero principale naturalmente era rivolto alle mie figlie, perché loro sono la mia vita. Ci sono stati momenti in cui ho temuto di non vederle più, poi però nella fase di ripresa contavo i giorni, contavo le ore addirittura per uscire dall'ospedale per poterle riabbracciare. Tornerà in Sierra Leone? Io ho dato la mia disponibilità a tornare e spero di poter rientrare quanto prima. Dipende da Emergency, a questo punto quando mi chiameranno io risponderò.